Allora, nella lezione di oggi e probabilmente anche domani, tutto in parte, ci occuperemo di convertitori analogico-digitali. Se ricordate, abbiamo inserito lo scatolotto AD all'interno, per adesso, esclusivamente del multimetro, ma vedremo questo blocco anche all'interno dell'oscilloscopio numerico e questo blocco lo troviamo in tanti dispositivi, peraltro appunto sulla conversione analogico-digitale vi siete già soffermati con il professore. Per quanto riguarda i convertitori, io vi farei inizierei con una piccola carrellata di tipologie che poi andremo a vedere nel dettaglio. Il primo dispositivo che andremo a vedere è il convertitore analogico-digitale a doppia rampa. Man mano che affrontiamo le diverse tipologie, andremo a velocità via via crescente e a precisione via via decrescente, secondo la logica che è abbastanza tipica non solo degli strumenti di misura, ma di tante altre applicazioni in cui fare le cose in fretta mi riesce se le faccio in maniera un pochino più superficiale, se voglio fare le cose in maniera più accurata mi serve avere più tempo. Quindi la struttura a doppia rampa è la struttura con la minima velocità e la massima precisione. Poi avremo i convertitori AD ad approssimazioni successive. Infine i convertitori di tipo parallelo, detti anche convertitori flash. Professore, Parallelo flash è quello più veloce, ma che professore, consente di fare le misure con minore precisione. professore, Dimmi. oh, mi scusi, però non si vede bene, cioè la qualità video non è ottimale. Infatti Vuol vi do dire, anche. non si riesce a Ma sai leggere. perché? Perché c'è sta cancellazione. È lo sfondo bianco che è drammatico. No, credo sia proprio la qualità video che impatta. No, no. Tu questo lo vedi? Questo quadrato? Eh sì, però, Sì. come dire, diciamo che si nota che la qualità è molto bassa. Anche gli altri hanno lo stesso problema, non so che dirle, professore. Ma questo lo riscontrate anche nella lezione registrata o soltanto quando la vedete online? Non In lo diretta. so, non ho idea, in realtà sta dando problemi solo adesso, ieri non avevamo problemi. Perché no, secondo me è veramente un problema. Allora, fatemi vedere la risoluzione della telecamera che ho usato. Se va nelle impostazioni di Meet può incrementare la qualità Ah della no, propria aspettate, connessione. aspettate, c'era la risoluzione della telecamera che era scadente, scusate. Ah, ok, infatti adesso ok, ora si legge, grazie mille. Perfetto, scusatemi allora. Allora, sì, era a 360 anziché a 720. Allora, vi dicevo, velocità crescente, precisione decrescente. Questi tipi di convertitori sono quelli che ritroviamo nei multimetri. Perché se ci pensate, il multimetro è un dispositivo da cui mi aspetto precisione la più elevata possibile, ma tutto sommato, siccome poi il risultato lo legge un operatore umano,
a me tutto sommato tirar fuori delle misure con una frequenza troppo elevata non mi interessa neanche. Qui sotto avremo gli oscilloscopi. Perché l'oscilloscopio, come vedremo, deve avere una rapidità di misura più spinta, ma alla fine, siccome l'informazione la andrò a riportare sullo schermo, su un quadratino di 10 cm per 10, alla fine io grosse precisioni non le riesco a ottenere, non mi interessano. Qui abbiamo un ambito intermedio, parlo di sistemi di acquisizione dati, è un ambito su cui non ci interessiamo, è tipicamente l'ambito industriale in cui io ho un processo industriale dove devo acquisire un certo numero di grandezze fisiche, ne devo acquisire magari non tanto frequentemente, ma ne devo acquisire tante, e quindi dove ad esempio un tempo di misura dell'ordine del microsecondo può essere interessante. Qua abbiamo dell'ordine millisecondi e qua andiamo a verso i nano, ok? Queste sono più o meno le velocità massime che posso pensare di ottenere. Qui a me un multimetro, se mi dà 10, 20, 50 millisecondi come ogni misura, non mi crea particolari problemi. Qui decine, centinaia di microsecondi mi consentono di acquisire numerose grandezze in tempi accettabili. Con l'oscilloscopio mi servono frequenze di campionamento più elevate. Allora, premessa questa classificazione, andiamo a vedere come è fatto un nel caso del doppia rampa, io sto parlando di convertitori analogico-digitali, ma nel caso del doppia rampa potrei anche parlare di volmetro a doppia rampa, perché convertitore analogico-digitale è un volmetro. Però uso il termine volmetro al posto di convertitore analogico-digitale quando il risultato lo legge l'operatore umano. Non sentirete mai parlare di volmetro approssimazioni successive, di volmetro flash, perché alla fine è un blocco che tira fuori un numero che va su un computer. Allora, il convertitore a doppia rampa, il volmetro a doppia rampa, è un dispositivo che effettua la conversione tensione-tempo. Grazie a questa conversione, siccome sappiamo che il tempo è la grandezza fisica che noi riusciamo a misurare meglio, la conversione tensione-tempo mi consente di ottenere le precisioni più elevate a cui potevo aspirare. Vi racconto prima il principio, l'idea del volmetro a doppia rampa, e poi vediamo qual è un possibile schema a blocchi che lo realizza. L'idea del volmetro a doppia rampa è quello di integrare la grandezza che voglio misurare. Immaginiamo in prima approssimazione di avere una grandezza continua, costante, ma vale anche per grandezze variabili. Se io integro una grandezza costante, ottengo una rampa. Immaginiamo di effettuare questa integrazione per un intervallo di tempo fissato T con U. Sta per T up. Vedete già qualitativamente quanto più elevata è la tensione in ingresso, tanto più elevato dopo T con U è il valore a cui arriviamo. Se io ho una tensione che è la metà di quella precedente, arrivo ad un valore che è la metà di quello di prima. Poi, dopo aver integrato la grandezza incognita, scarico mandando all'integratore una altra grandezza che è una grandezza di riferimento,
vuol dire che questa è una tensione di riferimento sempre uguale? Vuol dire che questa fase di scarica è una fase a pendenza costante. Io integro una tensione che è sempre quella, partivo da un certo valore, arrivo, se parto da un valore doppio, arriverò a zero se scarico la stessa pendenza dopo un tempo doppio. Ecco che qualitativamente, adesso lo vediamo anche analiticamente, ho trasformato la misura di questa tensione in ingresso in una misura di intervallo di tempo, nel senso che se io misuro questo tempo T down, c'è un legame fra il T down e la tensione V con X in incognita. Allora, vediamo questo analiticamente. Allora, che ho detto? Che integro la tensione V con X. L'integrale lo facciamo con un amplificatore operazionale. Iniziamo anche qua a costruire il circuito. Questo circuito è un circuito che realizza l'integrazione della grandezza in ingresso. Questo blocchettino che è amplificatore operazionale è un oggetto che non so se avete già conosciuto in altri corsi, nei corsi di elettronica, comunque è un oggetto che ha la caratteristica in questa configurazione di dare un'uscita di out che è pari a meno 1 su RC integrale tra 0 e T di V con X di T in dt, dove con V con X abbiamo chiamato la grandezza incognita in ingresso. No, scusi, da 0 a T l'integrale non si vede molto bene. Sì, allora... genericamente la V out ad un istante T è pari all'integrale tra 0 e T generico di V di X di T in dt. Okay, quanto vale la tensione in questo punto qui, cioè dopo l'intervallo di tempo T con U? V out all'istante... allora, ho chiamato T grande con U l'intervallo di tempo, la durata di questo intervallo. Quindi chiamiamo T piccolo con U questo istante e T piccolo con D quest'altro istante. Allora, la V out nell'istante T con U vale meno 1 su RC l'integrale tra 0 e T con U di V con X, abbiamo detto V con X, immaginiamo la costante, è pari a V con X T grande con U. All'istante T con U, leviamo dall'ingresso V con X e mandiamo nell'ingresso una tensione E con C, che ha un'unica caratteristica. Il segno di E con C è diverso dal segno di V con X. Quindi se V con X era negativa, E con C è positiva e viceversa. Quindi se prima la rampa saliva, adesso la rampa scende. Quanto vale la tensione nell'istante T con D? Quanto vale V out all'istante T con D? Io ho definito T con D come l'istante in cui la rampa ritorna a zero. Quindi questo valore vale zero. Come posso scrivere il valore a T con D?
Posso fare l'integrale tra 0 e t con d, ma questo integrale tra 0 e t con d lo posso spezzare in due integrali. Da 0 e t con u, e tra 0 e t con u valeva meno 1 su rc, b con x, t con u. Più l'integrale, che è ancora meno 1 su rc, l'integrale tra t con u e t con d di e con c in dt. Allora, vedete, io ho immaginato che la tensione cresca durante la prima fase. Questo circuito amplificatore operazionale si chiama... l'ho disegnato in configurazione si chiama invertente. Che vuol dire? Vuol dire che l'uscita è positiva se la V con X è negativa ed è negativa se la V con X è positiva. Quindi se ho disegnato la rampa che salivo, ho immaginato una V con X negativa. Se la V con X la intendo come modulo di V con X, al posto di questo meno devo mettere un più. Ok? E con C invece, se la rampa scende, è un valore positivo. Quindi è uguale a 1 su RC, V con X, T con app, meno 1 su RC, E con C, T con down. Tutto questo è uguale a 0. 1 su RC, 1 su RC, li semplifico. E ottengo che V con X è uguale a E con C, T down su T up, che è quello che avevo intuitivamente detto, cioè che avevo detto all'inizio. Mi aspetto che la misura di T con D sia proporzionale alla V con X. Di fatto E con C e T up sono delle costanti strumentali. E con C è sempre la stessa, è una tensione di riferimento. T up è l'intervallo di tempo della fase che si chiama di run up. Run up è la fase di carica, run down è la fase di scarico. Come abbiamo imparato nelle ultime due lezioni a fare le misure di tempo? Contando impulsi di un orologio. Vuol dire che qui devo andare a costruire un piccolo contatore elettronico che faccia la misura di T down e la misura di T up. Vuol dire che io questo come lo farò? Lo farò E con C, N down per T up per tau, N up per tau. Ovvero misuro i due intervalli di tempo come un certo numero di oscillazioni di un clock. Se il clock è lo stesso, tau e tau si semplificano, e quindi ottengo una misura della tensione caratterizzata da un'incertezza che dipende dall'incertezza del campione e da un conteggio, quindi diciamo una misura che capisco subito essere molto accurata. Un attimo di attenzione, perché ho fatto due sostituzioni. Ho scritto T down uguale N down per tau e T up uguale N up per tau. Sono tutte e due delle uguaglianze? Oppure in qualche caso c'è quello che abbiamo già detto nel contatore, cioè è un n più o meno beta, con beta variabile tra 0 e 1, perché? Perché è il punto in cui avviene la discretizzazione, il punto in cui passo dal mondo analogico al mondo digitale. Allora, io adesso scrivo qua circa uguale e qua uguale. Perché?
Come mai qua posso dire che questo è proprio uguale Tikkun App uguale NeApp Verità? Perché Tikkun App lo scelgo io. Mica lo piglio un multiplo strano di tau, lo prendo 1000 botte di clock. E quindi qui il conteggio è preciso, non c'è una approssimazione. Qui invece l'istante T-down è l'istante in cui la rampa passa per lo zero e mica è detto che sia un multiplo intero di tau, è un intervallo di tempo quello che è. E quindi qui c'è il problema del conteggio, c'è il problema di N-down che deve essere un numero tanto più alto possibile. Qui potrebbero essere pure 3 botte di clock. Non... Ovviamente mi serve avere un N-up più grande per poter salire più in alto, aspettare più tempo, avere un valore più alto. Allora, completiamo, capito come qual è il principio fisico, completiamo questo circuito. Abbiamo detto che dobbiamo costruire un piccolo contatore elettronico. Allora, come era fatto il contatore? C'è la gate, c'è il clock, c'è la memoria, cioè, scusate, prima della memoria c'è il contatore, quello che conta gli impulsi, poi c'è la memoria, poi c'è la decodifica e poi c'è il disco. Questo pezzo è proprio il contatore elettronico che fa misure di tempo. Questo è l'ingresso e questo è l'uscita. Adesso devo dare a questa porta lo start e lo stop. Quando è che deve iniziare a contare? È il conteggio vero è il T-down. T-up lo conosce, l'ho fissato io. Non lo deve contare. Poi vediamo che un po' lo deve contare pure, però di base la vera incognita, il vero numero di conteggi da contare è il T-down. Allora, la porta chi la apre? L'apro nello stesso momento in cui passo da Vicon X a Vicon C. Quindi ho bisogno qui di un blocco, lo chiamiamo circuiti logici, che pilota l'interruttore e dà lo start al conteggio. Quando è che si chiude la porta? Quando l'uscita dell'integratore va a zero. Allora metto qui un blocco che si chiama comparatore, che confronta la tensione di uscita dell'integratore con zero. Quando queste due sono zero, dà un segnale di chiusura della porta. Vi dicevo, allora, è con C, e vabbè, la devo conoscere. È la tensione d'azione. Quanto più è quanto migliore l'accuratezza di Econ C, tanto migliore sarà l'accuratezza con cui misuro V con X. Vabbè, ma questo lo so, nelle misure abbiamo capito che non posso fare mai nulla meglio del campione. Ok? Ho poi da contare, vi dicevo, NU. Come conto NU? Come fate voi a contare generalmente un intervallo di tempo noto? Se dobbiamo fare, devi contare fino a 100. Allora, se tu vuoi fare 1, 2, 3, fino a 100, la cosa più semplice, più tipica per misurare intervalli di tempo noti, è quando voi mettete il cronometro sul telefonino, ci avverti fra 10 minuti, lui che fa? Parte da 10 minuti. Fa il conto alla rovescia. Ok?
Allora, come funziona questo oggetto? Lui all'inizio precarica nel contatore NApp e parte tutto, quindi 199, 98, 97, quindi questo contatore spesso è un contatore up-down. Lo carica al valore NApp, lo scarica, quando questo arriva a zero, l'arrivare di questo oggetto a zero attiva i circuiti logici, questo passaggio, riapre la porta verso il clock, apre la porta verso il clock, perché normalmente era un conteggio semplicemente a scalare, e a quel punto quello si ritrova a zero e da zero riprende a contare per valori positivi. Ok? Ma comunque, diventa poi un modo con cui il costruttore realizza questo risultato, questo obiettivo. Allora, questo vollmetro è di fatto l'idea base con cui funzionano, vi dicevo, i convertitori analogico-digitali presenti nei multimetri. Perché vi dicevo l'idea base? Perché in realtà, oramai anche parecchio tempo fa, ma insomma a un certo punto, la Hewlett-Packard uscì con un'evoluzione. Il fatto stesso che parlo di Hewlett-Packard vuol dire che si chiamava ancora Hewlett-Packard. Adesso la Hewlett-Packard, la sezione strumentazione, l'ha venduta, l'ha etichettata in altro modo. E quindi l'HP fa soltanto computer. Ma per un certo numero di anni l'HP è stata tra le più grosse case di semplici strumentazioni. Poi ha creato l'Agile Technology e poi una ulteriore l'ha ulteriormente venduto, ma comunque, quando si chiamava ancora HP, ha inventato il vollmetro multirampa. Allora, il doppia rampa mi interessa che vi sia chiaro. Sul multirampa vi faccio solo un breve accenno perché rappresenta una modalità di misura particolarmente smart, particolarmente intelligente, che poi troveremo anche in altri dispositivi. Allora vi racconto intanto come è fatto il multirampa. E poi, però, non entriamo nel dettaglio della trattazione matematica del multirampa perché è solo un po' lunga, niente di complicato, ma insomma, non particolarmente interessante. Allora, lasciamo qua lo schema blocchi del vollmetro. Vabbè, poi non si vede lo schermo. Allora, intanto una prima considerazione. Run up, run down. Allora, per fare la misura più precisa, io devo aumentare T down. A parità di clock, è ovvio che se ho un clock a frequenza più elevata, questa misura la faccio contando più impulsi e faccio una misura più precisa. Ma comunque, cosa mi blocca dall'aumentare T down? Intanto che impiego più tempo, ok? E quindi vi do a chi vuole fare la misura, il risultato glielo do dopo più tempo. Ma al di là del discorso del tempo, arriva a un certo punto in cui se la pendenza è troppo bassa, scatta quel problema di cui ho parlato ieri, dell'incertezza, dell'individuazione di un passaggio tra una soglia e un'altra. Ve ne ho parlato ieri per il generatore di trigger, ma qua stiamo anche qui generando un trigger. Il comparatore vede una tensione in ingresso, ha il riferimento zero. Fin quando questa differenza di tensione è positiva non dice niente, appena diventa negativa scatta. Anche il comparatore avrà una soglia. Questa soglia
se la pendenza è troppo bassa, viene avvertita con ritardo. Allora non posso abbassare troppo questa pendenza. Quindi bisogna trovare un trucco per aumentare il numero di conteggi senza impiegare troppo tempo. Intanto una prima ottimizzazione la posso fare su TApp. Perché? Se voi, per arrivare a questo livello di tensione, ci arrivate più rapidamente, poi a scaricare ci impiegate sempre T-down. Avete risparmiato nel tempo di misura senza perdere in precisione. Perché mentre qui precisione e tempo di misura combattono tra di loro, più è lento, più misuro precisamente. Qua se lo faccio più velocemente non ho nessun problema. E come faccio a aumentare la pendenza? V con X è l'incognita. Posso aumentare la pendenza variando RC, i parametri RC. Ma cosa succede se io aumento RC, la pendenza? Aumento la pendenza vuol dire che faccio un denominatore più piccolo, ok? Quindi a parità di tutto ottengo un valore più grande. E se poi non cambio niente anche alla fase di rundown, faccio così, scarico la stessa pendenza e alla fine non miglioro della precisione di misura. Aumento la pendenza anche di questa, se aumento la pendenza di questa, guarda, non vado parallelo, ma vado più pendente e quindi peggioro la situazione. Allora, una cosa che sicuramente fanno tutti i costruttori di volumetri è quello di fare run up e run down separate. Separate da che punto di vista? Se questo è il circuito integratore, se questo è il condensatore che è unico per tutti, le resistenze R up e R down le faccio diverse. Questo mi crea un po' di peggioramento all'incertezza di misura, ma mi dà questa riduzione. Perché dico che peggiora la misura? Perché io prima avevo ottenuto come risultato V con X uguale con C, N down su N up. Nel caso in cui uso le due resistenze diverse, non potrò semplificare RC, potrò semplificare solo le C, e quindi mi viene V con X uguale con C, N down su N up, R up su R down. Se andate a vedere le formule, vedete che le R non scompaiono più. E quindi nell'incertezza nella misura di V con X gioca anche l'incertezza delle misure di resistenza. Vabbè, ma dite voi, le faccio molto precise, le resistenze le riesco a fare anche molto accurate. E quindi, questa cosa la fanno tutti. Invece, la vera idea del multirampa è quella di realizzare, vi dicevo, qual è l'idea smart che viene implementata. Allora, se io faccio la misura e impiego più tempo, la faccio più precisa. Se la faccio più rapida, la faccio meno precisa. E se io, anziché fare la misura in una botta sola, prima faccio una misura più qualitativa, poi prendo l'errore di questa prima misura e la rimisuro, e poi prendo l'errore di questa seconda e la rimisuro, questa tecnica in cui faccio delle misure successive, prima più grossolana e poi meno grossolana, vediamo se è una, intanto come la si fa, e poi vediamo se mi dà un vantaggio in termini di tempo, precisione. Allora, diciamo, non è tanto sovrapposizione di effetti, non l'ho mai vista in questi termini. Il concetto di sovrapposizione degli effetti è più un discorso di vedere di uno stesso fenomeno
vedere separatamente alcune componenti, la continua e l'alternata, piuttosto che vari aspetti. Qui, come vedrete, è un discorso in serie, non in parallelo. Cioè, faccio prima una misura, è come se facessi prima la misura con un volmetro scadente. Che vuol dire fare una misura con un volmetro scadente? Se io, come prima cosa, faccio una fase di rundown con una resistenza 1000 volte più piccola. Che vuol dire fare una misura con una resistenza 1000 volte più piccola? Come l'integrale so che è 1 su RC, vuol dire che io ho una pendenza che è 1000 volte maggiore. Allora, che succede? Immaginiamo che avere una tensione P con X che, se portata dentro a un volmetro tradizionale, arrivava a zero dopo 3574 botte di clock. Ok? Immaginiamo di avere un ND pari a 3574. Fase di run up, dopo il tempo T up, se andavo con lo strumento normale, arrivavo a zero dopo 3574 volte. Cosa succede se scarico con una pendenza 1000 volte più elevata? Che io non arrivo a zero dopo 3500 botte di clock, ma dopo 3 botte di clock sto qua, e alla quarta botta di clock vado già oltre. Perché dico alla quarta? Perché ogni botta di clock vale 1000. È come se facessi 1000, 2000, 3000, 4000, vado oltre. Allora, sto facendo una misura. Se mi fermassi qui, avrei fatto una misura, avrei avuto come risultato 3, avrei fatto una misura con un multimetro 1000 volte più scadente di quello precedente. Invece, il numero 3 me lo tengo da parte. Arrivato qui, intanto a che tensione sono arrivato? Questa è una tensione, allora questo quant'era alto questo livello? Questo era un livello alto 3574. Se scendo di 4000, arrivo a un livello che è l'equivalente di 426. Ovvero 4000 meno 3574. Faccio una fase di ricarica mandando l'opposto di Econ C, allora Econ C mi faceva scendere, meno Econ C mi fa risalire l'integratore, con una pendenza che non è 1000 volte più piccola di prima, è 100 volte più piccola di prima. Se vado a pendenza 100, 100, 200, 300, 400, a 500 vado oltre. Quindi qui ho contato 4, e andando a 500 arriva a un livello di tensione che è l'equivalente di 500 meno 426, ovvero 74. Vado a una resistenza in 20 decimi con una tensione che nuovamente con C, quindi vado a una pendenza che non è 1000 volte, non è 100 volte, ma è 10 volte maggiore di quella di prima. Dopo 8 impulsi di clock mi trovo oltre. Conto 7. Vado oltre 80, quindi vado 6 volte oltre. E qui, dopo 6 botte di clock, arrivo a 0. Scaricando con una RD e meno 1.
Allora, intanto vediamo se ho ottenuto il risultato in misura. Perché adesso ho 3, 4, 7 e 6. Allora io prendo i valori in posizione pari, li prendo così come sono, 3 e 7. E di questi qui faccio il complemento a 9 e l'ultimo faccio il complemento a 10. 5 e 4. Ho ottenuto lo stesso 3574 di prima. Dite voi, professor, lei ha fatto complemento, non complemento, perché? Perché questi li prendo così come sono e questi ne faccio il complemento? Perché in realtà qui sto misurando direttamente la mia grandezza. Qui sto misurando l'errore della misura precedente, quindi di quanto sono andato oltre. Quindi misuro il complemento. Una volta che sto sopra, il complemento del complemento è di nuovo una misura corretta e alla fine il complemento del complemento. Risultato di tutta l'operazione è che se prima io andavo a pendenza 1, io impiegavo per fare la misura un tempo dell'ordine di 10.000. Avevo pendenza dell'ordine di 1. Qui ogni cifra al massimo mi dura 10. Quindi io vado da un tempo che è di questo tipo a un tempo che è 4 per 9. Quindi vado da 9.999, vado a un tempo massimo di 40, 36, a secondo, fino a 9, non fino a 10. Ora, se andiamo a fare gli integrali delle tensioni P con X e con C con le diverse resistenze, vi trovate anche la formulazione matematica del perché esce i complementi a 9, a 10 e quant'altro. Ma a me interessa solo, anche perché lo rivedremo in uno degli altri strumenti che vedremo tra oggi e domani, questa tecnica di misura, cioè una tecnica in cui io, piuttosto che fare direttamente la mia misura, faccio prima una misura con precisione più scadente e poi faccio successive misure più accurate in maniera tale da arrivare al risultato finale. Tenete presente che con questo strumento, con questo principio, si fa il multimetro 8 cifre e mezzo. È oggi il dispositivo di misura di tensione più accurato che esiste sul mercato. 8 cifre e mezzo vuol dire il microvolt su 100 volt. Vedete, io ve l'ho raccontato come un oggetto in grado di fare più rapidamente, ottenere più rapidamente la stessa precisione, ma analogamente posso, anziché avere l'obiettivo di fare la cosa prima, avere l'obiettivo di fare la cosa nello stesso tempo di prima, ma con precisione. Diciamo anche i multimetri 6 cifre che avete in laboratorio, che chi è stato in laboratorio ha usato, sono strumenti multirampa, hanno 2-3 rampe. Quindi anche quelli 6 cifre di fatto implementano, poi siccome sono passati un po' di anni, il copyright, diciamo la copertura brevettuale del principio multirampa della Hewlett-Packard è finito e quindi adesso ce l'hanno, lo utilizzano. Questi sono quelli più precisi che riusciamo a oggi a realizzare. Vediamo un pochettino invece di peggiorare la performance in termini di precisione e provare a ottenere il risultato finale in tempi più brevi. Allora, dimmi tutto. Per quanto riguarda il complemento 9 a 10 che ho fatto prima, sì.
è sempre così oppure... Sempre, se avessi 7 cifre, tutte le cifre in posizione dispari sono tutte complementa a 9, complementa a 9, complementa a 9, complementa a 9, l'ultima viene complementa a 10. Ripeto, se ti divertissi a fare l'integrale tra 0 e t con 1, fatto dei 4 pezzi, alla fine, per uno strano gioco di dei multipli, 1 su 1000, 1 su 100, 1 su 10, si scopre che in un caso viene 10 meno 1, vengono alcune cifre moltiplicate viene 10 meno la cifra contata, e in altri casi viene direttamente la cifra. Quindi è il motivo per cui poi matematicamente viene questo. Qualitativamente c'è il concetto che in un caso misuro di quanto ho sforato, e quanto ho sforato è il complemento rispetto a quanto sto misurando. Cioè io conto 3, io ho fatto il complemento 4.000 meno 3.575. Se io facessi 3.000 più, cioè l'errore dal mio punto di vista non è 4.000 meno quello, è 3.000 più l'errore. Ed è il motivo per cui, siccome faccio invece rispetto a 4.000, mi trovo a dover fare il complemento. Allora, il convertitore ad approssimazioni successive implementa una tecnica a tentativi, cioè mentre il volmetro a doppia rampa è un circuito a catena aperta, cioè mando la V con X e lo strumento cerca di misurarla, un'altra tecnica per trovare il risultato in una conversione analogico-digitale è quella di andare a tentativi. Voi vi ricordate che qual è la caratteristica di un convertitore analogico-digitale? La caratteristica di un convertitore analogico-digitale è la gradinata. Ho un certo fondo scala, ho un certo numero di bit, ogni gradino è largo V di fondo scala diviso 2 alla n, e questi codici sono i codici, immaginiamo di avere 3 bit, e così via. Allora, obiettivo della conversione analogico-digitale è quello, dato una certa V con X, capire in quale intervallo sto. Allora, se io devo cercare di capire qual è il codice giusto, posso andare per tentativi. Allora, il primo modo per andare per tentativi è quello di partire da zero e vedere, per caso, la mia V con X è corrispondente al valore 0, è corrispondente al valore 1, è corrispondente al valore 2, che vuol dire corrispondente ad un codice. È ovvio che io non posso confrontare una tensione con un codice, devo confrontare la tensione con questi valori di soglia che mi identificano i passaggi da un codice a un altro. Il primo valore di soglia è V di fondo scala diviso 2 alla n, il secondo valore di soglia è 2 V di fondo scala diviso 2 alla n, 3 V di fondo scala, 4, a un certo punto ottengo un valore maggiore di V con X e capisco che V con X sta là dentro. Allora, questa tecnica a tentativi, immaginiamo di avere una certa V con X, immaginiamo che questa è la tensione di tentativo, io come prima cosa provo con un valore LSB, poi provo con 2, provo con 3, provo con 4, provo con 5, provo con 6, a un certo punto supero la V con X. Quindi che mi servirebbe? Mi servirebbe un comparatore che confronta la V con X con il valore di tentativo. E il valore di tentativo deve essere prodotto da un oggetto che ha in ingresso i bit e in uscita mi dà un valore analogico. Questo oggetto si chiama convertitore digitale
analogico, li vedremo tra oggi e domani. Allora, questo schema che vi ho raccontato in realtà è uno schema che si basa sul fatto di avere qui un contatore, una specie di clock che ti dà la temporizzazione e tu controlli, fai 0, 1, 2, 3, trasformi questo valore 0, 1, 2, 3 in un valore analogico, fin quando a un certo punto il comparatore non ti dice la tensione del DA ha superato la tensione V con X. E allora ti fermi e questo risultato lo porti in memoria. Questo convertitore si chiama convertitore a rampa digitale, ma è un convertitore che non è molto utilizzato. Perché? Perché quanto ci impiegate a fare la misura? Non è vero che è tanto veloce, perché se a voi va male e la V con X è molto vicina a fondo scala, voi impiegate 2 alla n volte tau. Se avete 10 bit, potrebbe capitarvi che state vicino al fondo scala e quindi voi provate tutti i valori da 0 a 1024 e poi al 1023 ti dice hai superato. Quindi quello a rampa digitale non l'ho neanche messo tra quelli che vi avevo detto di raccontarvi, ma serve per capire perché è un passaggio intermedio. A onore del vero, se io qua metto un contatore up down, trasformo questo schema dalla rampa digitale, diventa quello che prende il nome di convertitore a inseguimento. Qual è l'idea? Perché non va bene questa rampa digitale? Perché ogni volta ottengo il risultato e poi la volta successiva riparto da zero con un nuovo tentativo. E ogni volta il tempo di misura dipende da quanto vale V con X. Siccome mi devo mettere sempre nelle condizioni peggiori, dico vabbè, ma magari era molto piccolo e lo ottengo subito il risultato, ma se poi non era molto piccola, non posso saperlo. Allora, quello ad inseguimento, ogni volta che ottiene un risultato, anziché ripartire da zero, riparte dal valore dell'ultimo risultato. Quindi va bene quando la V con X è una tensione poco variabile. Allora vedete, voi arrivate qua e ottenete il primo valore di V con X. A questo punto, alla botta successiva, lui anziché salire scende. Poi scende e ottiene già una seconda misura. A questo punto risale e ottiene un'altra misura. Poi riscende e ottiene un'altra misura. Quindi con questa tecnica posso fare tutto sommato un convertitore che segue una grandezza non tanto rapidamente variabile. Vabbè, ma comunque a noi interessa vedere se questa tecnica dei tentativi la possiamo rendere più efficiente. Allora, la risposta è sì, impiegando una strategia di ricerca di tipo ricerca d'albero. L'avrete fatta in informatica, l'avete fatta per trovare gli zeri di una funzione, la tecnica del dimezzamento è una tecnica che molto efficiente per trovare, perché poi alla fine voi non dovete fare altro che capire di questi 8 codici quali. Allora, anziché cercare dal basso 0, 1, 2, 3, voi partite da metà. Ok? Partite dal valore mediano. Che vuol dire che anziché partire da 0, qual è l'andamento del tempo? Allora, immaginiamo di avere, questa è la tensione di fondo scala, immaginiamo che questa è sempre la diminuzione. Allora, la tensione di primo tentativo è quella corrispondente al codice che si ottiene alzando il bit più significativo. 100. Vedete, 100 è il valore a metà di questa. Tra i possibili, ne ho saltato uno. Qua, 011, l'ho saltato. Ecco, mi trovavo qualcosa di strano.
Se tenete presente che lo 000 è come se non ci fosse, questo valore 100 ha tre codici al di sotto e tre codici al di sotto. Cosa succede quando io confronto con questo valore di tensione? Il comparatore mi dice se la V con X è più grande o più piccola. In un colpo solo io butto a mare metà di codici, perché se mi dice che la V con X è maggiore, tutti i codici con lo 0 come primo bit. Se la V con X è maggiore della tensione di tentativo, tutti i codici con lo 0 non sono possibili. Se la V con X fosse stata minore, tutti i codici con 1 sarebbero non utili. A questo punto vado a pescare in quelli rimanenti. E quindi mi vado a mettere a metà di quest'altro intervallo. E ancora, V con X è maggiore o minore? Ancora minore? Vado a mettermi nell'ultimo valore. E così via. Allora, vi faccio vedere questa ricerca all'interno di un albero. La ricerca all'interno di un array ordinato è lo stesso, perché questo è di fatto, se ci pensate, un array ordinato, perché un array di codici corrispondenti a valori analogici ordinati tra di loro. Allora abbiamo detto che il primo valore di primo tentativo è 100. A questo punto è minore o è maggiore? Se è minore la V con X, porto a 0 il primo bit e metto a 1 il secondo. Se è maggiore, lascio il primo bit e metto a 1 il secondo. Quindi vedete, alzo sempre il bit successivo e faccio la decisione sul bit precedente sulla base del segno. Qui, minore o maggiore? Se è minore, abbasso il secondo bit e alzo il terzo. Se è maggiore, lascio alto il secondo bit e alzo il terzo. Analogamente qui, minore, maggiore, abbasso il bit e alzo il terzo, tengo alto il secondo e alzo il terzo. Ok, per caso rientra con la complessità computazionale, perché battiamo da 2 alla n al logaritmo in base 2 di n. Perfettamente, io qua passo da 2 alla n, alla fine avrò n tau confronti, n confronti. L'ultimo confronto, minore maggiore, ottengo 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 11. Qualcheduno si potrebbe domandare cosa succede se in qualche caso, anziché minore o maggiore, se a un certo punto qualcuno di questi confronti mi dà uguale. Allora, signori, l'uguale non esiste. I comparatori sanno dire o maggiore o minore, e se per caso da un punto di vista analogico fosse proprio uguale, lui non se ne accorge, il comparatore resta con lo stato precedente. Per cui se ad esempio qui anziché essere minore era proprio uguale, lui prima mi aveva detto minore, mi continua a dire minore. Per cambiare stato, per dire maggiore, deve andare oltre. Quindi vuol dire che comunque io farò tre confronti. Ma comunque, tra farne 2 alla n e farne n passa un abisso. Cioè questo oggetto è in grado di fare conversioni a 12-14 bit in tempi dell'ordine dei 100 kHz, ma anche verso il megahertz. Ok?
Ed è quindi, vi dicevo, scusate, lo schema blocchi di fatto è lo stesso che ho descritto qui. L'unica caratteristica qual è? Che al posto di scrivere contatore, qui devo mettere un registro che è un registro intelligente, quello che noi chiamiamo registro approssimazioni successive, Successive Approximation Register. Voi che siete telecomunicazionisti, il termine SAR l'avete, si usa per il radar apertura sintetica, Synthetic Aperture Radar, ma nel nostro caso è viceversa un registro approssimazione successiva, che è semplicemente un registro che implementa la logica che vi ho detto. Alla prima botta di clock mette a 1 il primo bit, alla seconda mette il secondo, alla terza mette il terzo, e sulla base del risultato della comparazione decide cosa fare del bit precedente. Ok? E con questo siamo arrivati già ad una velocità n. Con i convertitori paralleli andiamo ad una velocità 1. Cioè io in una botta di clock effetto la conversione della grandezza analogica in una grandezza numerica. Come faccio? Allora, che cosa abbiamo detto qui? Abbiamo detto che l'operazione di conversione analogico-digitale è un tentativo di trovare qual è il codice giusto, tentativo di capire la V con X in quale di questi intervalli cade. Allora, io in quello a rampa digitale confrontavo la V con X con questi valori di soglia, uno dopo l'altro. In quello ad approssimazioni successive confrontavo prima con la soglia centrale, poi con le soglie intermedie. Nel flash converter io in una botta sola confronto la V con X con tutte queste soglie e capisco dove sta. Come faccio a ottenere tutte le soglie? Prendo la V di fondo scala e metto una bella rete di resistenze, tutte uguali, pari 2 alla n resistori uguali. 2 alla n resistori uguali fanno sì che la tensione qui sia pari a V di fondo scala diviso 2 alla nr. Scusate, la diviso 2 alla n della corrente, scusate. Il secondo livello di tensione sarà due volte questo qui e il terzo così. Lo devo confrontare con la V con X. Quindi vuol dire che tutti questi valori vengono confrontati con una serie di comparatori. Quanti comparatori mi servono? 2 alla n-1. Questo è il solito discorso della scala, delle alzate e delle pedate di una scalinata. Diciamo, in una scalinata ci stanno sempre un gradino in meno di quante sono le alzate. Quindi le alzate sono 2 alla n, i livelli, i gradini sono... non ha nessun senso confrontare con lo zero e confrontare con il massimo. Quindi il numero di pedate sono 2 alla n-1. Quindi ho 2 alla n resistori, 2 alla n-1 comparatori. Questi comparatori confrontano tutti quanti con la V con X. E quanti fili ho? C'è un sacco di fili. Cioè il codice che ottengo non è il bel codice compatto. Se io avevo 3 bit, avevo 8 livelli, vuol dire che alla fine se avessi 3 bit qua avrei 7 fili. Allora qui di solito si mette un decodificatore, un decoder,
che alla fine tira fuori il numero di fili della codifica compatta. Perché questo codice è un codice particolare. Perché allora che abbiamo detto? Il comparatore che tira fuori può essere un... Ogni comparatore dirà 1 se la V con X è maggiore di V con R con I, V di riferimento iesima. Chiamiamo V di riferimento questa tensione di ordine. E mi dà 0 se V con X è minore della VRI. Che vuol dire? Vuol dire che io avrò 1, 1, 1, 1, 1, 1 fin quando non arriva a V con X. E poi a un certo punto in poi avrò 0. Quindi i codici saranno tutti fatti così. Questo codice si chiama codice a colonna di Mercurio. Nel senso, non può capitare un codice così. Se ottengo un codice così, vuol dire che c'è qualche comparatore che si è scassato. Cioè, non può essere che la V con X è maggiore della tensione della seconda, è minore della terza ed è maggiore della quarta. Perché sono valori via via crescenti. Valori di soglia, gradini via via crescenti. Esserci un errore, quindi la mettiamo 1 e riceviamo 0. Qui se succede, qui se c'è un risultato anomalo, vuol dire che qualcosa nel convertitore non ha funzionato. Questo convertitore prende il nome di convertitore parallelo o flash converter. Questo flash converter ha un paio di problemi. Allora, un primo problema del flash converter è che polarizzato. Vediamo che cosa intendiamo per dire che il flash converter è polarizzato. Allora, qui abbiamo la caratteristica del flash converter. E qui sotto facciamo una caratteristica, vediamo la curva dell'errore. Che errore fa il nostro convertitore? Allora, cosa succede all'inizio? Immaginiamo di avere una... Se la tensione fosse 0, se la V con X fosse 0, l'uscita sarebbe 0 e il mio errore sarebbe 0. Immaginiamo che la tensione sia... un qualunque valore inferiore all'LSB. Fin quando non si supera il primo gradino, il convertitore continua a dire 0. Quindi io misuro 0, mentre la grandezza sarebbe diversa da 0. Quindi vuol dire che ho un errore crescente che ha un valore massimo dell'errore pari proprio a meno LSB. Questo perché per convenzione noi facciamo sempre misurato meno vero, quindi misurato è 0, il vero è un valore maggiore e quindi ottengo un meno LSB. Nell'istante in cui la tensione raggiunge proprio il valore LSB, l'uscita diventa 1, cioè diventa LSB e quindi l'errore diventa nuovamente 0. Ma fin quando non arrivo a 2 LSB, lui continua a dire 1. Allora, come vedete, avete un errore che al massimo vale meno LSB, ma la cosa per cui dicevo che è polarizzato è che questo strumento misura sempre un po' di meno di quanto dovrebbe. Allora, a me fa piacere sempre che gli strumenti qualche volta misurano di più e qualche volta misuro di meno. Non che misuro sempre di meno o sempre di più. Perché? È perché immaginate che voi state facendo, che ne so, un'operazione di valore efficace e una grandezza. Quindi voi state
misurando vari punti della grandezza. Se voi sbagliate sempre di meno, prendete sempre di meno, e voi il risultato risulta più basso. Poi parlo di valore efficace perché questo effetto di polarizzazione si sente tutte le volte che fate delle operazioni di tipo integrale. Se voi fate delle operazioni in cui sommate, nel caso in cui avete qualche volta errore in eccesso e qualche errore in difetto, quando andate a fare delle operazioni di somma, il risultato porta ad un azzeramento dell'errore. Se invece voi misurate sempre in difetto, alla fine, quando fate operazioni di somma, state sbagliando sempre in difetto. Come faccio a eliminare questa polarizzazione in questo strumento? Si fa in maniera molto semplice. Si dimezza il primo gradino, poi per mantenere la corrente uguale, questo primo lo faccio 3 mezzi R. Allora, questo primo livello di tensione l'ho dimezzato. La corrente è sempre la stessa. Se ho dimezzato la resistenza, vuol dire che la gradinata l'ho spostata di mezzo gradino a sinistra. Vedete, la nuova gradinata è così. Allora, cosa succede all'errore? Facciamolo qua. Fin quando non arriva a metà gradino, l'errore cresce come prima. Ma arrivato a meno LSB mezzi, improvvisamente tu qui misuri 1, quindi misuri LSB, quando la grandezza è ancora LSB mezzi. Quindi c'è tutta questa fase in cui tu misuri più di quanto dovresti. Vuol dire che stai facendo un errore che improvvisamente diventa più LSB mezzi e va a diminuire fin quando non arrivi al momento in cui effettivamente la grandezza vale effettivamente 1. A questo punto, errore negativo, errore positivo, errore negativo. Quindi, traslando a sinistra di mezzo LSB la caratteristica, avete traslato di mezzo LSB la caratteristica dell'errore. Quindi l'errore avrà sempre un'ampiezza massima LSB, perché andate da più LSB mezzi a meno LSB mezzi, ma è senza polarizzazione. Cioè avete la stessa probabilità di avere errori positivi e errori negativi. Quindi tutte le volte fate le operazioni integrali, queste operazioni portano complessivamente un effetto su molti numeri, un effetto nullo. Ora, vi dicevo che questo flash converter potrebbe sembrare la panacea di tutti i mali, dice velocissimo, e tutto sommato io più di 7-8 bit non riesco a fare. Perché? Non è soltanto una questione di costi. 7-8 bit vuol dire 2 alla sesta è 64, 2 alla settima 128, 2 alla ottava 256, vuol dire 256 resistori, 255 comparatori. Tutto sommato non è che costano tanto le resistenze di comparatori. Il problema è avere tutte le resistenze tutte uguali tra di loro. Se c'è qualche resistenza un po' più grande, un po' più piccola, vi trovate che questi gradini cambiano di dimensione e quindi avete degli effetti, non so se ve ne ha parlato il professore Gabriele nella lezione, avete degli effetti di isteresi e di non linearità del vostro convertitore. Motivo per cui non si fanno catene di resistenze troppo lunghe, perché sennò avete degli effetti che non vi piacciono. Allora, quello che si può fare è fare un convertitore che prende il nome di convertitore pipeline o convertitore serie parallelo, che rallenta un pochino, vedremo neanche tanto la velocità, ma riduce questo problema. Vediamo un pochettino.
qual è l'architettura del convertitore serie parallelo. Il convertitore serie parallelo fa proprio quella stessa operazione che vi ho raccontato prima del multirampa, ossia fa la misura prima un pochino più grossolana e poi più precisa. In che modo? Tensione da misurare. Mando la tensione da misurare in un flash converter a 4 bit. Oh, 4 bit vuol dire fare una misura con una risoluzione di, immaginiamo di avere una certa V di fondo scala, vuol dire avere una risoluzione di V di fondo scala diviso 16, o 16 livelli possibili. Allora cosa faccio? Prendo il riso e lo riporto in analogico. Torno indietro. Prendo la V con X e la sottraggo all'uscita del VA. Dite voi. Allora, io questa è la V con X. Oh, vado in analogico, in digitale, torno in analogico. Prendo la V con X perché mai dovrei avere un valore diverso da zero? Come mai qua non viene 0? Questo è V con X e V con X. Perché prendo l'errore? Perché questa operazione è un'operazione che è fatta mentre qui V con X, immaginiamo, variava tra 0 e V di fondo scala. La differenza fra la V con X e la V con X a valle di questo doppio passaggio, immaginando che il convertitore DA non introduca incertezze, è un valore che va tra 0 e V di fondo scala diviso 2 alla n. Perché vedete, io che cosa ho fatto? Ho preso il mio intervallo e l'ho diviso in 16 rettangoli, in 16 gradi nodi. Questa prima operazione mi dice, bene, sta qua dentro. Ma questa è la V con X. Io adesso faccio la differenza fra la V con X e la tensione di uno dei due estremi, mo a seconda dei casi. Faccio la misura di questa differenza adesso. Prendo questo valore e lo rimisuro con un altro flash converter a 4 bit. Allora, se dovessi attaccare il flash converter direttamente qui, dovrei prendere un flash converter che non ha V di fondo scala come fondo scala, ma dovrebbe avere V di fondo scala diviso 2 alla n. Siccome mi è più comodo prendere un flash converter gemello, metto qua un amplificatore 2 alla n, l'ho chiamato 2 alla n, in realtà nell'esempio che abbiamo fatto 2 alla 4. A questo punto qua ottengo gli altri 4 bit. Prendo questi 4 bit, li metto insieme e ottengo il risultato della mia misura. Come li metto insieme questi 4 bit? Allora immaginiamo che la prima misura mi dia 1, 0, 1, 1 e la seconda 0, 1, 1, 0. Come li metto insieme? Questo risultato è un risultato che viene a valle di una moltiplicazione 2 alla quarta. Devo dividere per 2 alla quarta. Avevo moltiplicato, devo dividere. Che vuol dire dividere per 2 alla quarta un numero binario? Vuol dire spostare questo numero di 4 posti. Quando divido per 10 al quadrato, sposto un numero decimale, lo sposto a sinistra di 2 cifre. Qua lo sposto di 4 cifre, vuol dire che alla fine prendo questi numeri 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 e li metto uno dopo l'altro, così come sono. Quindi il flash converter di tipo serie, vedete, perché fa una serie
ed è un flash convertitore parallelo, mi consente di ottenere una precisione di 8 bit con, allora, questo qui ha 2 alla quarta resistori, questo ne ha 2 alla quarta, quindi questo ne ha 16 e questo ne ha 16, abbiamo 32 resistori e 30 comparatori. Se dovevo fare un 8 bit, doveva essere 256 resistori e 255 comparatori. Quindi passo da 256 a 32, da 255 a 30. Diciamo che c'è una certa un certo miglioramento delle anche della capacità di fare 16 resistori tutti uguali, piuttosto che 256 resistori tutti uguali. In realtà voi dite, vabbè, impiego un tempo doppio, perché devo fare la prima misura e la seconda. In realtà qua uso la stessa tecnica che nei computer viene utilizzata per le operazioni di fetch ed execute, che è la tecnica pipeline. Cioè, mentre lui sta facendo la seconda misura, io a questo primo convertitore faccio convertire grossolanamente il punto successivo. Poi lui misura l'errore del secondo punto, mentre lui sta misurando grossolanamente il terzo. Quindi alla fine, tranne la prima botta di clock in cui non esce niente, dalla seconda botta di clock in poi esce un numero, una conversione ogni botta di clock. Quindi di fatto questo dispositivo continua a avere, quindi sono partito dai 2 alla n tau del convertitore a rampa digitale, agli n tau del convertitore ad approssimazioni successive, al tau del flash converter o del serie parallelo. Approfitto ulteriormente della vostra, l'ultima volta che vi vedo in faccia, vi devo spremere fino alla fine. Magari interrompiamo la registrazione per fare una registrazione solo di, vi devo far vedere due convertitori digitale analogico, perché per adesso abbiamo usato uno scatolotto per indicare questo dispositivo. Vediamo adesso, così resta una registrazione solo per i convertitori digitali analogici. Allora, interrompo la registrazione.